con me il portiere dell'isola Lambetti, anche lui due battute veramente al volo, perché il pullman è già avviato. Una bella gara alla fine, possiamo dire, insomma l'isola avrebbe sicuramente meritato qualcosina in più, soprattutto per quel secondo tempo, quei minuti del secondo tempo, insomma, durante i quali avete scenato un buon calcio. Ne parlavamo prima anche col presidente Violante del Catona, che vi ha fatto, del Gallio Catona, che vi ha fatto i complimenti. Lascio a te la parola, un commento sulla gara. È stata una bella partita, è stata a viso aperto. Purtroppo il pareggio sarebbe stato il risultato migliore, però è stato più bravi di noi, hanno trovato il gol della domenica. Purtroppo dai, sono stati più bravi. Tanta amarezza vedo nel volto di Lambetti. Ti chiedo solamente un'altra cosa: il tuo obiettivo personale e l'obiettivo dell'isola, l'isola vista oggi qui a Gallico, insomma, può sicuramente dire la sua in questo campionato. Sì, penso che delle squadre in cui abbiamo giocato oggi non siamo inferiori a nessuno, anzi siamo stati con tutte le risorse ad armi pari. Poi il campionato è lungo e alla fine chi è più forte uscirà fuori. Sicuramente. Il tuo obiettivo personale, insomma, cosa ti aspetti da questo campionato? Aspetto sicuramente che tutta la squadra faccia bene, che riusciamo a vincere più partite possibile e fare più punti possibili. Poi gli obiettivi sono questi.